My English is awful. Ragion per cui parlerò in italiano e se serve mi tradurrete. Questo è un saluto a chi fa la ricerca. La mia vita dipende dalla fisica quantistica, dagli oggetti che ne applicano i principi, come il telefono che sta registrando questa comunicazione, ma anche dall'affascinante relazione tra lo stato di eccitazione dei miei atomi e i miei pensieri, come racconta Erwin Schrödinger in questo libretto che adoro. Io non ho bisogno di sapere molto di tutto questo, perché in realtà sto vivendo in un immenso eccitante parco giochi, in cui ci stanno spuntando due antenne al posto delle orecchie. La tecnologia è semplice, la separazione tra reale e virtuale è ridotta. Come molti del mio tempo, in tutto questo sono facilitato, eccitato e a volte perduto. Certe volte mi sento più vicino a uno scheletro di Cuvier, di quelli ritrovati dai nostri cari parenti estinti, anche semplicemente dell'Olocene. Piuttosto mi sento più vicino a loro piuttosto che a una creatura dell'Antropocene. Come un elastico, affido le mie speranze alla tecnologia, però la mia fiducia alla natura. La scienza oggi, in questa specie di separazione, sembra o rischia di essere il parente vecchio della tecnologia. Un antenato, perché parla una lingua molto meno facile di quella che parlano i dispositivi tecnologici, immediati, intuitivi. Cos'è la ricerca? La ricerca è la giovinezza di quella scienza. Se la si uccide, si condanna la scienza a invecchiare, a diventare l'antenato della tecnologia, polveroso come i libri d'Aristotele al tempo di Galileo. Già solo per questo mi sento di difenderla. Perché anche se rischiosa l'avventura della ricerca, è condizione necessaria per potermi immaginare un futuro che sia un bene comune e non un destino già scritto. La ricerca è un bene comune. La scienza ne ha bisogno, ma forse a gente come me conviene immischiarsi, venire tra voi, dirvi queste cose. Perché? Qual è il motivo? Mi sembra che la scienza sia una cosa troppo seria per lasciarla esercitare soltanto a chi la fa. Mi sembra che dei dilettanti, dei curiosi, dei critici servano. Questioni come l'etica sono sottintese spesso, ma discuterne dopo spesso è tardi, perché così come la tecnologia costruisce l'edificio in cui viviamo, così la scienza costruisce la nostra percezione dei fenomeni, la nostra capacità di controllarli. E allora non si tratta di normare poi, si tratta anche di poter immaginare prima. E a questo serve gente come me che prova a raccontare quello che fate. Buon lavoro.